degli atti della vita quotidiana del piccolo borgo e la sua indipendenza diviene più grave di tutti gli altri tipi di atti della cioè non vuole vivere più nel paese perché non vuole svegliarsi alle 2 alle 3 del mattino per andare a pescare insofferente, vuole andare via qui è invece gratificante il suo nonno perché dove ci vuole andare? Per contrasto sperabile che lo fa passare alla sua vera l'altro al desiderio di avventura di allora Berga dice solo come l'ostrica abbarbicata che cos'è l'ostrica abbarbicata allo scoglio cioè vuol dire che se l'ostrica è attaccata bene se si stacca dallo scoglio il mare il pesce vorace la ingoia che vuol dire questa similitudine che finché si sta attaccati al paese alle tradizioni va tutto bene, nel momento in cui ci si stacca, come fa Giovanni Toni, si va a finire il mare, l'angoia, si perdono. Che cos'è l'ideale dell'ostrica?